kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4. Oggi ho messo un titolo strano, vero? Cosa vuol dire che ho rotto un lotto? No ragazzi, veramente, questa ve la devo raccontare perché sto uscendo pazza. Mi sono anche confrontata con le mie amiche e colleghe youtuber, ma niente, non si spiega quello che mi sta succedendo. Comunque, prima però di andare lì, voglio aprire una piccolissima parentesi ricollegandomi al video sui nuovi lotti di Copperdale, perché mancava appunto, come vi dicevo, il parco. Ragazzi, finalmente ho il parco che dico io. Anche in questo caso l'ho preso dalla galleria, mi serviva una base di partenza e l'ho trovata, cioè è bellissimo. Voglio vedere però se l'ho salvato in galleria. Ok, penso che sia questo qui. Sì, ok, il parco c'è. È di Lunit 96, però la versione originale è di Glitter Tessa. E adesso avrete la terza versione di Carlin Curious. Quindi mi è piaciuto. Adesso ve lo faccio vedere perché ha queste zone, no? Molto carine. E poi io intorno ho aggiunto altro intrattenimento. Ve lo faccio vedere così dall'alto. Quindi qui c'è un gazebo chiuso, il bagno, e il parco si presentava così. Troppo carino, con queste piazzole tonde, no? E va bene, io ho aggiunto, come vedete, nuove attività, o comunque attività che a me piace fare nei parchi. Allora, quando viaggiate con il sim, vi porta qui. E quindi ho aggiunto questo sentierino e ho messo il cartello perché è un parco in cui voi potete portare i vostri amici animali. Infatti ho aggiunto il tratto accogliente per i cani. Poi vabbè, che sim qui diventano felici, conviviali e ok, è carinissimo. Allora, andando subito da questa parte, c'è appunto una piccola zona dedicata ai vostri cagnolini dove farli giocare e addestrare. Anche qua c'è l'altro cartello, i lampioni sono di cani e gatti stupendi, li ho aggiunti io perché altrimenti il parco era completamente al buio. E qui non lasciate sporco, vi prego, cioè pulite i bisognini dei vostri animali, tanto ci sono i secchi ovunque. Poi qui c'è appunto la piazzola dedicata al barbecue, al picnic. E io qui sul prato ho aggiunto i miei cari tappetoni con le ceste del picnic. Io non metto il cestino da picnic perché quello, cioè, lo portate voi con i vostri sim, no? Lo poggiate a terra, lo svuotate e mangiate. E niente, poi ho messo anche un'altalena, in un parco non può mancare. Sotto al gazebo ci sono i cavalletti per dipingere e gli scacchi, quindi siete al coperto, anche se viene a piovere siete tranquilli ed è molto molto carino. Poi ci sono i bagni, c'era anche il telescopio da qualche altra parte nel parco, io l'ho messo qui, così vi guardate questa vista. Poi c'è la piazzola dedicata all'arrampicata e ho qui aggiunto per il bebè sia questa struttura grande che lo scivolo, perché no? E poi ho messo un'area dedicata agli adolescenti. Mi piace tantissimo avere questi punti di ritrovo per i miei ragazzi, perché ecco, io adesso nella partita tra poco avrò un adolescente che avrà i suoi amici e vive a Copperdale, quindi mi piace il fatto che sfrutterà tantissimo questo parco. E già me lo immagino qui a chiacchierare con gli amici, a palleggiare, ascoltare musica davanti al falò, a giocare a carte, a biliardino, ovviamente le biciclette, perché mi immagino che arrivino con le biciclette, ma comunque è comodo metterle perché voi con i vostri sim potete andarvi a fare un giro per lo scenario, quindi potete utilizzarle. E ormai nei parchi cerco sempre di metterle perché è troppo carino. E è questo. Quindi anche Copperdale adesso ha un bel parco. Poi comunque è bello andare nei dintorni, qui c'è la spiaggia dove poter nuotare, pescare, qui c'è l'altro bagno, vabbè, siete a due passi dal Luna Park, e penso qui dietro c'era sempre quella zona
Era qui, sì, vedete qui anche c'è una zona ancora più riservata con il divano. Quindi chi vuole stare qui con gli amici, che poi c'è anche un frigo bar, bene. Altrimenti se uno vuole stare in disparte, sapete, con la ragazzetta e il ragazzotto, se ne vengono qui in disparte, da soli. Comunque è una bellissima zona questa qua. E niente, quindi adesso andiamo nel mio lotto rotto. E vi porto a Newcrest. Allora, questo è un lotto vecchissimo. Vi ricordate Pianeta Gelato? Ecco, ve lo faccio vedere. Allora, questa era la mia gelateria, ovvero un ristorante in cui trovavate sì gelati, ma se non mi sbaglio nel menu c'era anche per le colazioni, per le merende. Sì, qua c'era un po' di tutto e poi tutti gelati. Perfetto. E questo è uno di quei lotti in cui notavo che non ci stava andando più, perché in effetti è un po' vecchiotto. E proprio lo stile, vedete, sa proprio di vecchiotto. E quindi con vita da liceali volevo rinnovarlo, perché comunque sono usciti un sacco di decori bellissimi, colori pastello. Insomma, avevo voglia di rinnovarlo. Ok, qui fuori c'era anche qualche giochino per i bambini, perché comunque questa zona mi piace tantissimo perché è circondata da altri parchetti. Quindi io, come se avessi ricreato, no? Un parco, una zona cittadina, vedete, c'è la passeggiata, le panchine, i lampioni, gli alberi, le fontane, il parchimetro, la mappa della cittadina. Perché poi, se andate di qua, trovate il chioschetto, l'altro bagno pubblico, l'arrampicata. Di qua trovate la nave per giocare, per fare i gavettoni. Cioè, insomma, doveva essere una gelateria con un parco. E poi uno poteva, i bambini potevano anche scegliere dove andare a giocare. Però è tutto libero. E quindi io la modifica l'ho fatta in questo stesso lotto, perché la struttura del lotto mi è sempre piaciuta. È particolare, no? Mi è piaciuta e quindi ho detto, ma sì, dai, rinnoviamolo. Perfetto, lo vado a prendere. Almeno, come dire, ho la soddisfazione di farvi vedere il rinnovo, perché mi sa che non ci potrò giocare. Ok. Cioè, guardate che bella rinfrescata. Ma, cioè, proprio si è illuminato. Ovviamente ho aggiunto qui un'altra stanza. La cabina delle foto, biciclette, perché no, appunto come vi dicevo. Dal debug ho preso questa copertura per le panchine, come se fosse anche una fermata di un bus, no? C'è la mappa in cui vi dice in questa zona cosa potete trovare, cioè poi io amo questi dettagli. Qui potete scattare la foto con i vostri adolescenti attenti al look. Ci sono sempre i giochini per i bambini, l'altalena, l'altra parte con altri cartelloni pubblicitari, sempre biciclette parcheggiate per chi arriva da quest'altra zona, no? Panchine, fontane e poi, ragazzi, qui ci avevo aggiunto un angolino dedicato ai bambini appassionati di videogiochi di motomostri, perché qui si radunano e possono fare le gare con i loro amici. Ovviamente fatevi un club, aggiungete a giocare a motomostri e vedrete tutti i bambini che si sfidano ed è bellissimo. Questa cosa la feci nella generazione grigia con Ginger, la feci questa cosa, o con la gialla, oddio mi confondo, comunque l'avevo fatto e quindi ho aggiunto questo angolino in questa gelateria, che ho detto ma è perfetto, no? Per aggiungere ecco delle attività per dei bambini. La terrazza adesso è così, con tutte queste lucine appese sia rosa che gialle. Ho messo sia questi tipi di tavoli grandi che questi tavolini, che poi questo tavolo e queste sedie ce l'hanno dati con un aggiornamento gratuito insieme a questa lampada, no? Che io ho messo per illuminare la mascotte della gelateria. Insomma, così c'è anche una zona un po' più riparata, sempre esterna se uno vuole stare un po' più appartato, o sui divanetti. Ho usato colori pastello, cioè ho usato la maggior parte dei mobili di vita da liceali. Bellissimo. Anche qui le biciclette, tutte le aiuole, i secchi e ok. Poi adesso, quando si entra, vi trovate lo stand del bubble tea, che uno potrebbe anche toglierlo e metterci un bancone con la cassa, in verità. Perché alla fine è una gelateria, non serve questo, ci ho pensato dopo. È una cosa in più comunque,
però non serve, mettete il bancone con la cassa e fate finta che poi vi pagate il gelato che avete consumato. Ma andando qui ci sono tutti i decori, le praline, tutte le cose per decorare il gelato. Ci sono anche quelle sorpresine che magari date ai bambini se ordinano un tipo di gelato, non lo so. Mi piaceva insomma mettere tutte queste cose colorate. Qui c'è il direttore di sala. Questo è il piccolo bagno, molto accogliente, carino. Ok, qui c'è l'altra zona di vanetti. Perché è bello anche che gli amici si siedono qua e mangiano il gelato o il bubble tea. Cioè si prendono il bubble tea e si siedono qua senza che ordinano un tavolo per senza niente. Da questa parte c'è un'altra zona divani un po' più grande con la postazione del cameriere. Dal debug ho preso anche le piante di lavoro a maglia. Ci sono i tavolini, i tavolini alti e quelli bassi. Così c'è la scala che va in alto. E questa porta è la cucina, molto semplice, elegante, carina. E ok, poi in alto invece alla fine cosa ci ho messo? Ho dedicato una stanza per le feste. Quindi si sale, c'è comunque la zona di vanetto perché se non entrano tutti nel tavolo comunque si possono sedere qui. I festoni, i colori alla fine vanno bene se per maschio e per femmine, quello che volete voi, oppure se avete pazienza venite ogni volta e cambiate i colori dei palloncini, però io ho messo un colore, ma sì, i colori standard che in un locale potete trovare che non danno fastidio. Mi piace tantissimo questa accoppiata di colori fatta in questo modo e ok, quindi questa era l'idea. Che poi avevo preparato questa sala per farci festeggiare la mia sim, no? Stava per diventare adolescente e volevo fare il compleanno qui. Non l'ho mai potuta provare. Io questo lotto non l'ho mai potuto giocare. Ma vi faccio vedere, perché così non si capisce. Anzi, ci pensate se vi portate fortuna e adesso funziona? Vi faccio vedere. Allora, visitiamo con uno a caso, dai, con Allison. Andiamo in gelateria. Guardate quello che succede. Avete visto? Il caricamento della partita è fallito. Codice di errore è consigliabile riavviare il gioco. Ma se io adesso... Allora, vado da Allison. Lei la trovo nella gelateria. Ok, e non funziona niente ragazzi, cioè arriva la gente, non arriva il personale, vado veloce, allora la cameriera è arrivata, questa chi è? Niente, non mi fa prendere i tavoli, mi dice soltanto di apparecchiare, anche qua fuori non mi dice ordina il tavolo e nemmeno esce in grigio, ordina il tavolo in grigio, perché io dovrei aspettare il direttore di sala, no? Che arrivi. Niente, non arriva nessuno, cioè è un lotto che io non posso usare. Lei mi sa che forse sta arrivando per il bubble tea. Io ho provato anche togliendo questo, ho provato con la cassa, qui ho messo un semplice bancone giusto per, perché ho detto vuoi vedere che mi va in conflitto? E invece fa la stessa identica cosa. Ho messo questo lotto in altre partite, perché ho detto oddio mi si è corrotto in questa partita, ho fatto un casino. L'ho provato in altre partite, in una nuova partita, niente, non va niente, mi fa sempre lo stesso errore. L'ho anche ricostruito da zero ragazzi, ecco, l'ho ricostruito, ho fatto ok, lo rifaccio. La struttura, devo dirvi la verità, non mi convince per niente, però l'ho rifatto leggermente un po' più grande e sopra, oltre alla sala della festa, ci ho fatto uscire, ecco, la sala chiusa con i vuoto mostri, l'ho messa a coperto e un po' di videogiochi. Anche questo non va! Cioè, anche questo! Ho detto, ma non è possibile, ma che cosa ho combinato? E adesso io ve lo metto in galleria, questo lotto qua, mi dovete assolutamente dire se fa la stessa cosa anche a voi. Perché se veramente è una cosa della mia partita o del mio gioco, boh, non lo so, ormai sta antipatico questo lotto, non lo vuole più.
E se lo fa anche a voi, allora è proprio questo lotto. Se invece a voi funziona, non è giusto. Comunque, i Sim fanno quello che vogliono, però è ristorante, sì, è ristorante. Ed è tutto organizzato. Gli chef, i camerieri, i direttori di sala, il menù, qui trovate bevande e soltanto i gelati. Niente, ho rotto il lotto, ragazzi. Ho anche provato a riparare il gioco. L'ho detto, ho cercato di provare la qualunque. Ma purtroppo non va. Adesso non mi fa nemmeno più cliccare sui tavoli, vedete? Avete visto? Cioè proprio non va, non funziona niente. Non mi velocizza, ecco. Non mi velocizza più. Vedete il tempo rimane. È come se impazzisce. In questo lotto impazzisce tutto. Ok ragazzi, niente. Allora, il parco ve l'ho mostrato. Fatemi sapere se vi piace. Io l'ho già provato e è molto pratico, carino, giocabile. La gelateria a me dispiace tantissimo perché mi piace troppo questa nuova versione, non c'ho più voglia di rifarla, cioè basta. Non so se aspettare qualche altro aggiornamento che esce, magari mi sistema qualcosa che non ho capito. Intanto vi metto entrambi i lotti in galleria, fatemi sapere sulla gelateria, vi prego fatemi sapere. Niente, vi lascio così con questo video, ci vedremo nel prossimo, tanti mi piace e commentini. Ciao!